Ciao a tutti ragazzi, sono Narcos e bentornati al 14° episodio della Technic Pack. Allora, lo scorso episodio è stato l'episodio fail, ho fatto il query e in questo episodio qua devo mettere a ricaricare il backpack, però non ho più spazio. Allora, vediamo un attimo, posiamo. Cosa posso posare? Vediamo un po'. La pelle, che è totalmente inutile, o almeno buona parte inutile. Mettiamo il backpack a ricaricare. E che cosa voglio fare in questo episodio? Voglio fare il relay, antimatter relay, il primo. Poi i potenziamenti li vedremo dopo, molto dopo col tempo, perché ci serviranno una vagonata di materiali di qualsiasi genere. Allora, qua intanto, come potete vedere, l'energy collector ha fatto un bel po' di energia, però io lo rompo perché lo voglio portare laggiù. Quindi lo rompo, però non ho più spazio. Depositiamo, per esempio, le rotelle le possiamo mettere qua. E prendiamo la glowstone. Oh, quanta me l'ha data, che culo. Prendiamo anche il tavolo. Sempre non ho spazio. Sono veramente pieno. Allora, deposito. Sì, la workbench, che l'avevo fatta nello scorso episodio perché avevo fatto un piccolo fail lì perché mi mancavano dei tubi. E niente, allora il backpack è bello pieno. Ora un attimo, posiamo un attimo lì i tubi, mettiamo il backpack e prendiamo i tubi. Perfetto. Andiamo. Good, bravo. E andiamo a craftare il tutto. Allora, tanto quel bug lì non mi piace molto. Poi vedremo se si... Ah, dovevo prendermi anche la Philosopher Stone. Allora, vediamo un po' qua cosa ci ha trovato. Solo cobblestone e terra. Allora, sì, azioniamo l'impianto. Allora, dobbiamo fare il relay, abbiamo detto. Quindi andiamo alla nostra crafting. Allora, per fare il relay ci serve un energy collector dell'ossidiana e il vetro. Per fare l'energy collector, se non sbaglio, ci vuole un blocco di diamanti. Infatti, 6 glowstone, una fornace e un pezzo di ferro, vetro, scusate. Allora, facciamo immediatamente il blocco di diamante. Ah, ho cambiato il mouse per insomma, così, giusto per dovere di cronaca. Allora, il blocco di diamante, poi dobbiamo fare 6 di questi. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Ne facciamo 7 perché uno va sopra l'energy collector. L'avevo fatto prima. Mettiamo così. Prendiamo la fornace che ho trovato in una cassa. Ok, e abbiamo l'energy collector. Mettiamo l'energy collector in mezzo. Ossidiana e vetro. Vetro, perfetto. Abbiamo il relay, antimatter relay. Ora, qui vorrei cambiare un attimo questa cassa qua, perché mi serve. Perché voglio fare anche l'energy condenser, questa roba qua. Vediamo un po'. Oh, sì, dovremmo riuscire a farla. Sì, cioè abbiamo abbastanza materiali. Quindi facciamo velocemente una chest normale. Una chest normale. Grazie. Rompiamo questa qua. Perfetto. E mettiamo velocemente l'altra. E mettiamo la cobblestone dentro, perché tanto si smista da sola e basta una chest così piccola. Per il momento può bastare. Allora, facciamo anche l'energy condenser. Allora, dove l'è? Oh, non me l'ha presa la cassa? Ragazzi, io non la vedo. Che bug è? Perché non mi ha dato la cassa? Si è mangiato una cassa. Ah, vuoi vedere che me l'ha aspirata? Sì, me l'ha aspirata. Anche l'altra chest, che palle. Ora andiamo velocemente a prenderla. Infatti, eccola qua. Me l'ha aspirata il filtro. Ah, non lo sapevo, è una figata. Non c'è neanche bisogno di metterci una chest. Fa tutto lui. Vabbè, piazziamo il blocco, perfetto. Ok. Ora andiamo qua, facciamo qui. Allora, alchemic chest. Diamante e
ossidiana e facciamo l'energy condenser. E ora vi spiego tutto a che cosa serve, però prima facciamo un piccolo impiantino. Allora, vediamo dove poterlo fare. Vediamo un po'. Allora, perché vorrei fare anche l'impianto lì di smistamento dei materiali in eccesso. Vediamo un attimo cosa possiamo fare. Allora, la cobblestone è qua, quindi prendiamo un attimo i tubi. Vediamo se li metto così. E li spara un po' lontani. Allora, facciamo un'altra cosa molto semplice. Allora, torniamo un attimo su. Spegniamo questo impianto qua e spegniamo i motori in maniera che il QR si fermi, perché dobbiamo fare l'impianto. Allora, aspettiamo che tutta la cobblestone vada via, venga smistata. Mettiamo anche quella che è stata buttata via. Dovrebbe aver quasi finito. Oh, ma quanta roba c'è? Basta, perfetto. Ho messo il tubo sbagliato, ho messo il tubo di legno. Mettiamo i pneumatic tube. In questo modo qua, vedete? Il tubo prende il colore verde in questo modo qua. Ok? Noi ora colleghiamo in maniera che vedete la roba o va su alla chest oppure va di qua. Ovviamente quando la chest sarà piena, questa qui, tutta la roba andrà in questo tubo qua. E ora vi mostro dove andrà. Ora facciamo così un attimo. Allora, vediamo un po'. Allora, mettiamo giù i nostri l'energy condenser, l'energy collector, cioè il relay, il collector e il condenser. Allora, come vanno messi? Vanno messi, vediamo un po' dove metterli, perché vorrei un po' ampliare le casse. Vabbè, le casse le posso anche ampliare in là, quindi, ma sì, mettiamolo qua per il momento. Mettiamo il relay, mettiamo il collector e mettiamo il condenser. Sopra il collector mettiamo il blocco di glowstone, così. Allora, il collector, io vi ho spiegato che è un accumulatore di energia, serve per riempire il claim, no? Però ha anche un'altra funzione, ovvero di passare l'energia che produce al relay, vedete, che si sta caricando, la stessa energia di prima, vedete, posso prenderla o posso anche metterla in questo modo qua. Questi slot qua è dove noi possiamo bruciare i materiali. Vedete, io lo metto qua, lui lo brucia e crea energia. Ok? Mentre l'energy condenser, questo qua, ve lo spiego dopo come funziona. Ora voglio collegare il tutto prima che sia notte. Allora, mettiamo. Voglio che la roba arrivi qua. Tanta gente fuori, no, perfetto, posso lavorare tranquillamente. Voglio che la roba arrivi qua e arrivi al condenser anche. E dopo vi spiego il perché. In questo modo qui colleghiamo il tutto. Perfetto. Tutto collegato. Ora rientriamo velocemente in casa. Ritappiamo i buchi. Sì, lo so, è molto brutto. Dovrò poi sistemare bene il tutto, lo farò dopo, adesso non mi va. Anche perché dovrei tornare a casa a prendere la Philosopher's Stone e non mi sembra la cosa migliore. Allora, vedete? Carica. Ora noi riattiviamo i motori, così facciamo partire il query. Controlliamo un attimo sempre i motori. Perfetto, la benzina c'è. Ora aspettiamo un attimo, si devono un attimo scaldare, ogni tanto ci mettono sempre una vita a partire i motori. Se nel caso non dovessero partire, smanettiamo un po' la leva e partiranno. Noi aspettiamo. Ho la roba qua che è arrivata. È arrivato un pezzo di uranio e un pezzo di ferro. Perfetto.
Attiviamo la leva. Che cosa succede? Ve lo faccio vedere così. Anzi, ve lo faccio vedere qua, che è più comodo. Non so perché ho chiuso prima. Allora, io vi ho detto che la pietra, la cobblestone e la ghiaia, no? Devono passare tramite il tubo ed entrare nella chest verde, questa qua, della cobblestone. Però io tutta questa cobblestone qua mi è abbastanza inutile, ok? Perché ok, ce ne sarà bisogno un po' di cobblestone e di terra per le varie crafting, comunque non fanno mai schifo, ecco, diciamo. Ora, però, il quarry, i motori non partono. Ok, sono partiti, mi sono avvicinati, sono presi paura e sono partiti. Allora, il quarry inizierà a scavare, porterà la roba. Ora, la terra e la cobblestone arriveranno qui. Probabilmente entreranno prima nella chest. Ok, se la chest si riempirà, cosa abbastanza, cioè ci metterà veramente poco a riempirsi, i materiali, al posto di bloccarsi qua e tornare indietro e far, diciamo, incasinare l'impianto, cosa succederà? Passeranno per quel tubo lì. Ok, andranno nel relay, in questo macchinario qua, ok, che è arrivato già quasi a 1000. Andrà a bruciare la cobblestone, entrerà in questi slot qua, ok, brucerà, producerà energia che noi potremo tranquillamente raccogliere col claim. Molto semplice. Ora vi spiego come funziona questo. Adesso io ve lo faccio vedere con la cobblestone e poi ci metterò un diamante. Qua, intanto mettiamo qua. Allora, l'energy condenser è semplicemente, diciamo, un duplicatore di materiali. Vedete? Adesso con la cobblestone è un po' difficile da farvelo vedere perché è troppo veloce. Ora, io lo faccio magari con la redstone, che non è tanto forte. Allora, lui in pratica cosa fa? Prende energia dal collector. Il collector dà energia sia al relay, ok, che al condenser. Prende l'energia, ok, vedete che si sta riempiendo. Quando arriverà alla fine, cosa farà? Farà redstone, duplicherà la redstone. Ok? Quindi potremo in questo caso qua avere molta molta redstone. Se noi per esempio prendiamo la cobblestone e gliela mettiamo qui, che non è quell'oggetto da duplicare, cosa fa? Brucerà la cobblestone e produrrà redstone in questo caso qua. Ora la redstone non mi serve, io ci metto il diamante. Il diamante logicamente ci metterà un bel po' a farlo, ragazzi, perché vale 8000, ve lo ricordo, vale ben 8000. E mettiamo giù anche il transmutation table. In questo modo qua avremo una piccola fabbrica di diamanti. Vedete che il diamante vale 8000. Ora, logicamente, abbiamo solo un collector, solo uno, e quindi questo qui è molto molto lento. Vedete come carica? È lentissimo anche questo. Quando poi noi avremo molti più collector, tanti più collector, e soprattutto i potenziamenti, perché questi qua sono gli energy collector, diciamo, a livello 1. Ok, quando noi avremo i Mach 2 e i Mach 3, i Mach 2 si fa con il Dark Matter e il Mach 3 con il Red Matter, che il Dark Matter mi pare che valga circa 139.000, vedete? Vale circa 139.000 e si fa con un blocco di diamante e un tipo di, diciamo, tra virgolette, di carbone che non vi ho ancora mostrato, diciamo un potenziamento del carbone. Allora, vedete qua, ragazzi, la roba, la cobblestone in questo caso qua, che ci tira sul quarry. Ok, si era bloccato un attimo il mouse. Entra nella chest. Ok, quando questa chest qua sarà piena, passerà nel tubo. Quindi possiamo dire tranquillamente che l'impianto è perfetto. Qualcuno me l'aveva chiesto nei commenti, adesso scusate, non mi ricordo chi era. Questo è il modo per smistare, diciamo, l'eccesso. Lo potremmo fare con tutto, con la redstone, lo potremmo fare con. Qua ho messo del legno, sono andato a prendere del legno fuori, insomma, non c'era bisogno che lo facevo vedere. O potremmo farlo anche con la roba, diciamo, che scaverà il quarry. Anche se è difficile che trovi tanta roba, insomma, tanto ferro, tanto copper, insomma. Di quarry che mi hanno trovato diamanti, io ne ricordo solamente due o tre. Se abbiamo fortuna, nel posto in cui abbiamo messo il quarry potremmo trovare qualcosa di interessante. Ora io sto morendo di fame e mi mangio un pollo. Ok, cosa possiamo fare altro, ragazzi? E cosa possiamo fare? Ah, sì, ci tenevo a dire un attimo due considerazioni sulla nuova pace. Intanto ammazzo questi topi qua che droppano dei semi.
due o tre considerazioni sulla nuova patch 1.3 che è stata rilasciata. Allora, tutti l'hanno decantata come la patch delle patch, insomma, la possibilità di commerciare con i paesani, le piramidi, gli scalini di legno colorati, insomma, veramente delle grandi novità. Secondo me è una patch incompleta. Perché voi starete dicendo? Perché semplicemente non aggiunge quasi niente che vari il gameplay. L'unica cosa che un po' varia il gameplay è il potenziamento dei creeper. Perché adesso i creeper nella 1.3 fanno molto più danno. Ho visto alcuni video e sembra che con l'armatura in diamante, se ti esplode un creeper a distanza ravvicinata, rischieresti di morire. Ma non per tanto quanto per l'esplosione del creeper, perché mo quando il creeper. Non riesco a parlare. Quando il creeper esplode, diciamo che ti sbalza via, ti dà un knockback. E quindi, se per esempio ti butto giù da un burrone, cadendo dal burrone ti prendi altro danno e potresti morire. Un'altra cosa che sembra che forse possa variare qualcosa il gameplay è la possibilità di trovare delle piramidi abbandonate e dei templi abbandonati, in cui si possono trovare dei tesori e in cui ci sono delle trappole. Ora, sinceramente, potevano farle un po' più, diciamo, elaborate, magari con qualche spawn di mob in stile Better Dungeon. Perché alcuni, non mi ricordo sempre chi, mi ha chiesto perché avevo un pig zombie fuori dalla casa. Non era un pig zombie, è un mob della Better Dungeon. Sarebbe uno zombie con l'armatura e in base al materiale di cui è fatta l'armatura, quindi oro o diamante, il diamante è il più pericoloso, ti fanno più danno. Quello in diamante mi pare che ti one shot addirittura. Non vorrei dire cavolate, però diciamo che con la mia esperienza ti one shotta. Quindi, quelle piramidi sono un po' troppo semplici. È vero che hanno fatto una pressure plate in mezzo dove c'è la stanza del tesoro, diciamo, dove sotto c'è la dinamite, quindi esplodi. Però tecnicamente uno ci scava, diciamo, la parete laterale, scende giù, razzia le chest ed è a posto, sostanzialmente. Quindi non potevano farle un po' più difficili, ecco. Quello che hanno aggiunto il commercio con i paesani, che tutti hanno detto: ah, la pace del secolo, l'introduzione del secolo, finalmente un'utilità ai villaggi. Ragazzi, sinceramente, io non trovo tutta questa grande utilità. Perché? Perché con i paesani potremo, è vero, sì, commerciare, però potremmo ottenere, diciamo, degli oggetti basilari, quali per esempio del pollo, dei libri. E il commercio con i paesani si baserà sullo scambio di alcune risorse che si troveranno, che saranno gli smeraldi, sono molto rari da trovare a quanto ho sentito, e tramite appunto questo commercio potremo ottenere questi oggetti, e il paesano di turno, ogni volta che commerceremo con lui, ci darà la possibilità di, come dire, di ottenere altri oggetti. Però non è che hanno aggiunto, che ne so, qualche oggetto che si possa ottenere soltanto col commercio con i paesani. No, hanno fatto semplicemente, che ne so, il pollo cotto vale uno smeraldo. Tu magari ti sei fatto un culetto così, diciamo, in caverna per trovarlo, poi vai lì dal paesano e quello dal pollo cotto, ti ammazzi 7-8 polli fuori, li metti nella fornace e hai fatto. Che ne so, magari avessero aggiunto una spada, un'armatura o un oggetto particolare che ti serve per craftare qualcos'altro, avrebbe avuto più senso. Ora, un'altra novità che è stata messa sono state le Ender Chest. Le Ender Chest tranquillamente copiate da delle mod, perché io sto giocando sulla 1.1 di Minecraft. Ora non so esattamente a quale mod appartenga, però guardate qua, c'ho l'Ender Chest. Semplicemente, ha le stesse funzioni che hanno aggiunto nella nuova versione. Sì, può essere abbastanza utile, però diciamo che su due piedi anche questo non ha molte varietà nel gameplay. Poi sono state aggiunte un nuovo oggetto che sarebbero le trappole, che praticamente hanno solo e unicamente utilità nel multiplayer, perché se qualcuno o nelle custom map, ecco, perché per esempio in una tua ipotetica casa, in un server, tu ci metti qualche trappola con la TNT o con la lava e eviti che qualcuno te la griffi o che entri in casa a rubarti nelle chest. Se
Se no, diversamente nel single player non ha alcuna utilità perché io non mi ci vedo, ecco, a fare delle trappole per dei creeper o degli enderman. Qualcuno può anche farle, però tecnicamente non hanno molto senso, ecco, poi ognuno è libero di giocare come vuole, ecco, io non giudico il gioco altrui. Poi sono state cambiate anche le texture della ghiaia e della sandstone, mi pare, una novità abbastanza inutile. Un'altra novità che è stata molto decantata è il fatto di poter aggiungere, diciamo, in una mappa single player la possibilità di collegarti in LAN. Attenzione ragazzi, perché il LAN non vuol dire internet, LAN vuol dire il tuo PC di casa collegato a un altro PC di casa tramite un cavo, ok? Quindi, volendo, tu stai giocando in single player nel tuo bel mondo con la tua casina, il tuo campo, eccetera, eccetera. Inviti un amico a casa che ha un portatile e gli dici: vuoi farti un giro nel mio mondo? Sì, gli colleghi il cavo e potete giocare insieme. Ora, io penso che questa, diciamo, novità verrà utilizzata veramente poco. Veramente poco perché è scomoda. È scomoda perché non. Se io devo giocare con un mio amico a Milano, devo usare comunque i server e si sa in generale che creare un server in Minecraft non è proprio la cosa migliore. Intanto vado a dare un'occhiata al query perché mi piace vederlo e vi faccio vedere bene come scava. Intanto vedete là un leone che litiga con una di quei drilli campanellino lì. E appunto è molto scomoda da quel punto di vista lì perché non dà la possibilità, cioè non hanno semplificato la possibilità di creare dei server. Hanno solo e semplicemente creato la possibilità di creare dei server in LAN che penso che verranno utilizzati da pochissime persone, ecco, non credo che sarà una novità così utilizzata, ecco. Poi cos'altro hanno aggiunto? Ora non ricordo esattamente. L'Ender Chest l'ho detto. Hanno forse migliorato qualche cosa nelle prestazioni. Nelle prestazioni per quanto riguarda Minecraft, quindi in teoria dovrebbe laggare un po' di meno, però dico sempre in teoria perché tutti sappiamo che Minecraft sembra un giochino Java molto semplice, però in realtà pesa molto. Quindi io sinceramente a questa patch ci do un 6 forse, scarno. Ecco, anche perché ragazzi, se cominciate a giocare nelle mod, qualsiasi tipo di mod, anche se non vi piacciono gli impianti, i macchinari, ora vi faccio vedere un villaggio della Millionaire, perché non ve l'ho fatto vedere, ve l'ho fatto vedere un po' all'inizio nel primo episodio, però non era molto sviluppato. Ora vi faccio vedere un villaggio della Millionaire, che è una mod bellissima, e voi mi dite se, diciamo, ha qualche paragone con le mod, cioè gli NPC di Minecraft normale, cioè guardate che costruzioni. Questi qua sono tutti villici. Noi, questa qua per esempio si sta riposando, ha un nome e noi possiamo tranquillamente entrare nelle case, vedete hanno le case con il loro nome. Ci sono i boscaioli, c'è gente che costruisce. Ora, qua c'è un pozzo addirittura. È vero che i pozzi ci sono anche qua c'è una fontana. Avete mai visto una? Guarda quello. Quello lì c'ha un oggetto in mano, penso sia una sega. Voi avete mai visto una semplice, diciamo. Qua intanto gli rubo il pollo, grazie. Spero che non ti sia arrabbiato. Cioè, guardate il villaggio. Guardate e rendetevi conto delle differenze. Non è che hanno aggiunto, che ne so, mob nuovi, dei nuovi oggetti significanti. No, hanno semplicemente fatto un aggiornamento. Guardate qua il villico un po' buggato che gira su se stesso, un po' ubriaco, poraccio. Però questi qua piantano gli alberi e li raccolgono anche. Non c'è paragoni, ragazzi, non c'è assolutamente paragoni. Guardate il ragazzino. Non è il piccoletto che c'è in Minecraft normale che è un villico in stile miniatura. Cioè, hanno fatto una torre in cobblestone. Io ve la faccio vedere perché, insomma, se voi mi dite che la Millionaire è uguale a Minecraft normale, penso che non avete capito assolutamente niente di tutto questo. Ecco. Ora scendiamo evitando di romperci le gambe. Ok, no, ho detto scendi. Perfetto. Quindi secondo me avrebbero dovuto
Poi, ovviamente, mio modestissimo parere, per il commercio con i paesani, magari aggiungere qualche oggetto che si può ottenere soltanto commerciando con loro. E in più avrebbero potuto aggiungere qualche mob, qualche nuovo oggetto significante, non le trappole che sinceramente non hanno nessuna utilità. E boh, non lo so, cioè, a posto di fare gli scalini colorati del legno, per esempio, se noi scaviamo, per esempio, prendendo, non riesco a parlare oggi, prendendo del legno, quello lì del bioma invernale, ci verrà un legno scuro. E noi con quel legno, facendo le scale, avremo le scale dello stesso colore del legno. Sì, è un fatto estetico, per carità, a molti può piacere, a me sinceramente non varia molto il gameplay. Tanto il query sta impazzendo. Che sia un piccolo bug. Andiamo un attimo a controllare, ragazzi, perché ho paura di quel bug lì strano. No, no, no. Ok, no, sì, funziona, perfetto. Va bene, ragazzi. So che non ho fatto molto, però in questo episodio qua ci tenevo, diciamo, a dirvi un po' la mia per quanto riguarda la 1.3 di Minecraft, che sono rimasto abbastanza deluso da tutti gli aggiornamenti che hanno fatto, ecco, non hanno variato molto il gameplay. Non dico che bisognerebbe aggiungere queste cose qua, perché c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Per esempio, a me piace, a un altro, sinceramente, preferisce andare magari in miniera e andarsi a scavare tranquillamente i materiali. Per carità, ognuno gioca come gli pare. Io non sono qui a sindacare su quel fatto lì, intanto mi prendo un po' di diamanti con questo, con questa energia creata. E mi mangio anche un pollo sperando di. Lo cuocio qua. Perfetto. E boh, per me hanno fatto una grande cavolata, ecco, aggiungere queste poche cose. Riusciamo a prendere fino a due diamanti, va bene. Ancora un po', ne prendiamo un altro. Poi, ognuno ha la sua opinione, magari scrivetela nei commenti. Boh, direi che anche da questo episodio è tutto. Vi ho fatto vedere come funziona l'Energy Condenser. Abbiamo messo i diamanti qua, ci metterà ovviamente una vita. Vi ho fatto vedere come funziona il relay. Abbiamo fatto l'impianto di, diciamo, di smaltimento della cobblestone in più. E nel prossimo episodio, probabilmente, se riusciamo, iniziamo i logistic pipe. L'impianto con i logistic pipe. Non so quanto durerà, questo episodio è durato anche fin troppo. Quindi vi dico che da Narcos è tutto. Ciao a tutti.